appuntamento proprio così, finalizzato alla rassegna, cioè ritorna dopo due anni di pausa, che però devo dire in qualche modo forse mi è servita anche perché era un programma molto, molto ricco e anche di grande qualità. Come fondazione, con l'amministrazione, che è qui rappresentata dall'assessore Esposito, non possiamo che essere lieti di sostenere questi eventi e soprattutto perché in prospettiva è un momento, un appuntamento che speriamo possa crescere e come appunto in qualche modo richiama la nota stampa, può essere anche quel seme che ora si tratta di far germogliare di nuovo e che fa riferimento a una tradizione che in Sardegna, è proprio qui ad Alghero, che come ricorderemo forse magari i nostri padri un po' di più, era quella rassegna del cinema che si faceva appunto nella Alghero, in qualche modo legato però al contesto del Capocaccio, che è stato anche poi scenario di un importante film e che in qualche modo aveva lanciato anche a livello internazionale la nostra città. Si tratta appunto del fatto che il Comune di Alghero riesca a recuperare questa tradizione facendo leva proprio con un'associazione, con una società comunitaria che per costanza di qualità ha capacità, avuto capacità di mantenere questo obiettivo di proporre delle rassegne appunto di qualità. C'è un momento importante perché per quanto riguarda le politiche culturali, uno degli obiettivi che ci siamo posti, a parte insomma, del nostro programma che contrassegnerà nel percorso di questa amministrazione, diciamo, uno degli obiettivi è quello di creare il più possibile dei momenti, degli eventi, degli appuntamenti, delle manifestazioni che siano cristallizzate in un cartellone con appunto, una programmazione seria, fatta per tempo, promossa, programmata e comunicata a dovere. Dico questo perché una delle prime cose che insomma, mi è capitato di fare l'assessore è stata proprio quella di imbattere in tutta una serie di proposte che ovviamente arrivano da parte delle tante associazioni presenti in città e ho visto da subito insomma, il programma della rassegna cinema delle Torri del Mare proposto dalla fondazione della società umanitaria. Ci siamo incontrati da subito e da subito insomma come assessorato abbiamo manifestato la voglia di riprendere questo percorso che è stato interrotto come ha detto il presidente della fondazione due anni fa. Perché questo? Intanto perché per noi è importante come amministrazione cercare di far mettere radici a manifestazioni come queste che hanno già una storia, che hanno un percorso e che hanno degli indicatori come dire di qualità che sono sotto gli occhi di tutti. Sia per il successo insomma, delle edizioni passate, sia per chiaramente la sovrintendenza della società umanitaria che è garanzia senz'altro di qualità, sia per il programma scelto, i protagonisti e la proposta che è di per sé insomma, una proposta di qualità. Cinema delle Torri del Mare, la terza edizione del 2014, come recita il titolo stesso, nasce dal rapporto, dal legame intenso, quindi quasi dalla volontà di raccontare le trame, l'intreccio per usare la metafora cinematografica che lega il cinema e il mare. E nasce per noi da due passioni, che sono appunto il cinema e la seconda grande passione è il mare. Il cinema che ci ha dato la possibilità di, così come passione di diventare per noi un lavoro, e il mare che invece è l'elemento naturale nel quale ogni isolano si riconosce. Questi due elementi sono estremamente legati tra loro e la rassegna ha un po' il senso di raccontare la natura, la tipologia, ma anche le vocazioni reciproche dell'uno e dell'altro. Due passioni che si intrecciano e che si incrociano con un desiderio che è quello un po' che raccontavano anche il presidente della Fondazione Meta e l'assessore, cioè la volontà di recuperare un passato illustre che candidava un po' naturalmente al Alghero diventare una cittadina
con questo meeting internazionale che si svolgeva appunto a Capocaccia più di 40 anni fa, tra gli anni 60 e 70, che aveva una rilevanza e un carattere di tipo internazionale, e che poi per una serie di ragioni invece non si è più ripetuto. Ecco, Cinema delle Terre del Mare ha un po' il senso di attualizzare quell'esperienza e di intrecciare i legami tra questi tre elementi, passione, desiderio, cinema e mare. Lo fa disegnando una sorta di itinerario che è fisico e geografico, perché si sposta dal centro della città verso le principali località balneari della nostra costa, della nostra Riviera del Corallo, una specie di viaggio dentro e fuori, ma un viaggio che prende direzioni anche molto diverse, perché sono direzioni cinematografiche, direzioni fisiche, ma anche direzioni ideali.